Le telecamere di EA Sports sono pronte anche oggi a portarvi lo spettacolo del grande calcio. Si affrontano due squadre con enormi qualità tecniche e anche fisiche, capaci di regalare gol e spettacolo con le loro stelle, che proveranno forse anche ad annullarsi, perché una partita del genere la devi affrontare anche in questo senso. Quale delle due squadre avrà la meglio? Tra poco lo scopriremo. Un caloroso benvenuto, amici all'ascolto, e grazie per aver scelto anche oggi le frequenze di EA Sports. Qui è Piero Gepardo che vi parla, con me Lelia Dani. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. Atmosfera sulle tribune è quella dei grandi appuntamenti, speriamo di non rimanere delusi. Ciao Pier, è sempre un piacere per me essere qui in prima fila per commentare una partita di calcio, per onorare il calcio, e speriamo anche oggi di poter offrire un match emozionante ai nostri amici a casa. Vediamo la formazione iniziale del Verona. Adottano un 3-4-3 con una evidente ispirazione offensiva. Una punta centrale affiancata da due esterni rapidi, bravi nell'uno contro uno, che potrebbero fare la differenza con la loro velocità. Ecco l'11 iniziale con cui scendono in campo gli ospiti. Sommer tra i pali, dietro giocano Alessandro Bastoni, con Acerbi, Mkhitaryan insieme a Barella al centro, e due attaccanti dai quali ci si aspettano gol e movimento per i compagni. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Contrasto efficace, ci sarà rimessa laterale, la touche. Arriva la segnalazione, sarà offside. Barella. Federico Di Marco. Palla profonda questa, da cancellare in fretta questo tentativo di testa. Non era facile segnare da lì con l'uomo addosso. Ha provato a prendere il tempo e girare verso la porta, ne è uscita fuori una conclusione completamente sballata. Recupera palla Lellas. Sceglie il lato interno. La tiene in attesa dei compagni. Attenzione, vediamo se c'è il provvedimento per il giocatore del Verona. Fari puntati su Lautaro Martinez, giocatore in grado di cambiare volto alla gara. Il gioco aereo non ha segreti per lui, Pier. I suoi colpi di testa hanno già lasciato il segno più volte. Anticiparlo diventa difficile. Sai cosa sarebbe l'ideale? Impedire che arrivino dei palloni alti per lui. Cosa non semplice, però. Bastoni.
La gioca profonda. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Occhio all'avanzata. Gran dribbling. Grande risposta del portiere. Çalhanoğlu. Marcus Thuram. Aumenta la pressione, non si accontentano del pari. 1-0 e adesso vedremo se cambierà la partita. Non ci ha fatto un figurone qui il difensore, si è lasciato saltare troppo facilmente. È stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere. Sono in svantaggio e l'allenatore dalla panchina prova a scuotere i suoi. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Marcus Thuram. Lazovic. La mette nel mezzo. Brutto questo rinvio. Si libera del marcatore. Può segnare da lì. Si supera qui il portiere. Non sarebbe stato comunque valido perché si era alzata la bandierina dell'assistente. Comunicazione di servizio, il signor Federico De Cotto è pregato di recarsi con urgenza al posto di polizia situato nella vicinanza della porta numero 3 dello stadio. Brutta gestione del pallone. Thuram. Super intervento del portiere. E ha salvato porta e risultato. Cambia corto col compagno. Attenzione, pericolo. Marcus Thuram. Marcus Thuram. Tiro murato. Marcus Thuram. Entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Duda. Azione che può diventare pericolosa. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Centrocampo sembra essere il punto dolente per entrambe fin qui. Barella. Mkhitaryan. Avanzano nella tre quarti avversaria. Occhio al traversone al centro. Attenzione perché allontana male. Palla che sbatte sul corpo del difensore. Non c'è più tempo, finisce la prima frazione. Da sottolineare la prova in questo primo tempo di Marcus Thuram. Figlio del grande Lidian, si sta rivelando ancora una volta fra i più positivi. Ha giocato un gran primo tempo segnando il gol con cui la sua squadra ha chiuso in vantaggio l'intervallo. Non si ferma quando è in queste giornate. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Buono questo passaggio. Lautaro Martinez. Mkhitaryan. Ottimo l'intervento del portiere. Brutta circolazione di palla dell'Hellas. Guadagna metri verso l'area. Perdono un pallone pericolosissimo qui.
si alza la bandierina, c'è la posizione di fuorigioco. Ha provato a fare il movimento per rientrare dal fuorigioco, ma la palla era già partita. C'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco. Occhio a Thuram da lì. Buono il pallone recuperato. Tentativo di mettere pressione. Magnani. Lellas qui regala il pallone. Marcus Thuram. C'è la respinta del portiere, si gioca. Corner da sfruttare se vogliono incrementare il distacco. Verona che procede alla sostituzione. Sceglie subito il compagno. Pallone che è uscito e ovviamente nuovo corner. Palla toccata corta. Ben papà. Intervento tempestivo e tiro deviato. Palla dentro, è arrivato il raddoppio. Puntuale la regia manda il replay del gol. Era nell'aria, stavano spingendo già da un po'. Alla fine hanno trovato il modo per aprire la difesa e battere il portiere. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Resiste alla pressione degli avversari. Capisce tutto e ferma l'azione. C'è spazio per la ripartenza. Lautaro Martinez. Occhio a Mkhitaryan. Intervento decisivo, ha sventato una grande palla gol. Buono il lancio, smarcante. Ha spazio per tirare. Respinge e allontana il pericolo. Non concede nulla all'attaccante. La spazza via in calcio d'angolo. Il tecnico sceglie il cambio. Tornano ad affacciarsi dalle parti dell'area avversaria dopo diversi minuti. Corner da sfruttare per dimezzare lo svantaggio. Tiro dalla bandierina corto. Cerca la soluzione personale. Troppo centrale qui. Facile per il portiere. Ancora 600 secondi alla fine. La squadra avversaria riconquista il pallone. Fase piuttosto confusa questa. Palla interessante, attenzione. Errore dell'Ellas qui. Ripartono in campo aperto. Castanos.
impeccabile lettura difensiva. Si giocherà ancora per 120 secondi. Barella. Sostengono la manovra qui. E c'è la rete, attenzione, si riporta da meno uno. Ecco il replay. Provano a riaprirla nel recupero grazie a questa rete. Sono ancora sotto di uno. Vedremo se ci sarà il tempo per tentare un ultimo assalto a caccia del pari, eh? Così può bastare, tre punti d'oro per la squadra ospite. Tre punti fondamentali per la classifica e il morale. Queste sono le partite più difficili ed era importante portarla a casa. Missione compiuta. Lautaro Martinez era fra i più attesi e se l'è cavata alla grande. Può essere giustamente felice per come è andata oggi. Ha messo la sua firma su questo successo con una prestazione di ottimo livello.